Essere ad EICMA oggi significa anche essere in questo periodo al centro del mondo delle due ruote. Ti chiedo cosa vuol dire per voi essere qui e soprattutto che tipo di show volete mostrare ai vostri appassionati che vengono a trovarvi? Ma guarda, lo show che Honda vuole mostrare sono 6 nuovi modelli belli e soprattutto che sono il ritorno di moto leggendarie, quindi in qualche modo sono la storia di Honda ma anche reinterpretata per il futuro, come la Transalp, la Hornet, quindi è sempre bellissimo stare con il pubblico, vedere le reazioni del pubblico, vedere la gente che rimane stupefatta, che guarda, che tocca le moto. È veramente anche per noi, e comunque lo facciamo come business, ma alla fine siamo anche appassionati, è sempre una cosa piacevole. Abbiamo parlato anche di futuro, il nostro presente è altamente digitalizzato. Ti chiedo se a tuo parere il segreto dei numeri di EICMA sia legato invece al fatto che metta in contatto ancora fisicamente le persone, che sia l'appassionato con l'oggetto del desiderio piuttosto che businessmen che si ritrovano per fare appunto il loro lavoro. Ma guarda, noi penso la generazione mia ma anche quelle successive, il viaggio verso EICMA era la sorta di viaggio verso il Santo Graal, no? Quindi ci andava con lo zainetto Invicta e poi ci si faceva le foto sulla moto. Ma la foto sulla moto era il contatto che tu avevi sulla moto, quindi anche col digitale, ci sono delle cose che tu non riesci a ricreare e quello è il segreto di EICMA, il poter vedere, vivere tutte queste emozioni fisiche in uno spazio tutto sommato grande ma anche limitato, e quindi è sempre rivedere poi quelle espressioni, quelle cose che tu avevi da ragazzo e le rivedi adesso sui ragazzi nuovi è sempre un'esperienza meravigliosa. Quindi le espressioni sono al centro della nuova campagna di EICMA che ricerca l'EICMA Effect. Se dovessi chiedere il tuo EICMA Effect Per me sarebbe la Transalp. La Transalp che è sempre stata una moto per noi importantissima, puoi fare vivere la moto a 360 gradi tutti i giorni, ci puoi fare commuting, ci puoi andare fuori strada, ci puoi fare del turismo, e quindi è un modo meraviglioso per poter vivere le due ruote, e quindi per noi è il modo con cui proponiamo una versione nuova di una leggenda che abbiamo lanciato tanti anni fa. Dovessi descrivere con un emoticons a un amico EICMA, quale utilizzeresti? Ah, quello con i cuoricioni, quello è bellissimo.